Impresa Rosso opera attualmente su tutto il territorio nazionale, sia con realizzazioni in proprio che per conto di committenti terzi pubblici e privati, con sede in Torino e filiali operativi a Milano, Firenze e Roma, e varie partecipazioni in società collegate e consorzi. L'Impresa Rosso è stata fondata nel 1946 dal costruttore torinese Francesco Rosso, padre degli attuali titolari, che coadiuvati da un valido team dirigenziale hanno portato l'azienda ad essere oggi un'impresa di costruzioni generali attiva in tutti i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile. Con una produzione annuale di oltre 150 milioni di euro, più di 200 dipendenti ed un portafoglio ordini di oltre 650 milioni di euro, è oggi un'importante realtà nel settore delle costruzioni, risultato raggiunto grazie allo spirito imprenditoriale, alle capacità manageriali, all'alta professionalità delle maestranze, all'utilizzo costante di tecnologie all'avanguardia, alla qualità ed alla cura meticolosa posti in ogni realizzazione, che da sempre hanno accompagnato il cammino dell'Impresa Rosso in oltre 65 anni di attività. L'ambito residenziale ha ancora oggi un ruolo di primaria importanza per l'impresa, che affianca alle tecnologie costruttive anche la gestione diretta di tutte le attività finanziarie ed immobiliari ad esse connesse. Tra le opere di maggior rilievo segnaliamo la realizzazione del centro residenziale Arcipelago a Settimo Torinese in via Moglia, 700 alloggi distribuiti armonicamente in un complesso di palazzine che si alternano a grandi spazi verdi e percorsi pedonali. Nel campo del recupero edilizio, l'impresa interpreta il restauro, la ristrutturazione e la riqualificazione del tessuto urbano non solo attraverso la fedeltà ai principi costruttivi originali, ma anche attraverso la reinterpretazione delle esigenze funzionali, come è avvenuto per il complesso funzionale SNOS, nel cuore del distretto tecnologico di Torino, in una zona di grande trasformazione. L'Impresa Rosso ha realizzato in questo contesto 22.000 metri quadri di spazi per aziende in 6 nuovi edifici, 12.000 metri quadri di spazi per attività commerciali, 5.000 metri quadri di spazi per aziende in edificio storico, 3.000 metri quadri suddivisi in 35 loft, 33.500 metri quadri per parcheggi. Un recente esempio di ristrutturazione è la Villa La Rocchetta, di impianto seicentesco rimaneggiato nell'Ottocento, posta nel cuore della collina torinese. Il complesso architettonico, inserito in un ampio parco, comprende anche le orangerie, ospitate nei muri di sostegno dell'artefatto piano su cui sorge l'edificio padronale, il villino di guardiania e una serra. L'intervento di restauro, esteso all'intero organismo, ha consentito il recupero a fini residenziali della serra e delle orangerie, dietro cui è stata celata l'autorimessa interrata. L'espansione e la differenziazione delle attività hanno indirizzato l'impresa ad intervenire anche nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, tra cui il potenziamento del nodo ferroviario di Torino, che prevede l'ampliamento della ferrovia tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Grosseto, con il sottoattraversamento del fiume Dora. L'opera, iniziata nel maggio 2006, terminerà nei primi mesi del 2012. I lavori consistono sostanzialmente nel quadruplicamento ed interramento dell'attuale linea ferroviaria Torino-Milano e si svolgono in ambito urbano lungo una linea che collega il centro città alla periferia. Particolare attenzione viene oggi dedicata agli appalti di stabilimenti industriali per importanti gruppi quali Fiat, Lavazza, Iveco, Abarth, New Holland, Pirelli. E oggi l'impresa vanta al suo attivo realizzazioni come le nuove officine Abarth di Mirafiori, lo stabilimento New Holland, lo stabilimento Iveco di Torino. Ed è in corso di realizzazione a Settimo Torinese il nuovo complesso industriale per la produzione di pneumatici Pirelli, progettato dall'architetto Renzo Piano. L'edilizia per il terziario e di servizi è un'area che rappresenta una consistente parte dell'attività dell'impresa, costantemente volta ad utilizzare, nelle proprie realizzazioni, la massima integrazione con l'ambiente circostante, l'invenzione di nuove tipologie edilizie, la soluzione innovativa ai problemi funzionali, attraverso la qualità, la cura del dettaglio e la sperimentazione di criteri costruttivi avanzati. Un esempio di questo approccio è il progetto Filo d'Acqua a Savona, destinato a riqualificare la vecchia Darsena, una delle zone più amate della città, e che ha visto la realizzazione di un centro comprensivo di uffici, appartamenti, negozi e albergo.
Il Palavela di Torino, realizzato in 13 mesi per il Comune di Torino per i Giochi Olimpici di Torino 2006 su progetto di Gaia Olenti, è un edificio che suscita particolare attenzione per la caratterizzazione delle sue forme e la struttura a base esagonale. Anche lo spazio interno colpisce per la sua architettura non consueta, che lo rende unitario ed astratto, un vero e proprio monumento. In ultimo, l'Impresa Rosso è oggi impegnata nei lavori di realizzazione del nuovo stadio destinato a diventare la casa della Juventus a partire dalla stagione 2011-2012. Un nuovo concetto di stadio, un impianto attivo 7 giorni su 7, giorno e notte, destinato a integrarsi nella città, con spazi fruibili da tutti. Grandi spazi adibiti a verde pubblico, piazze, shopping center, aree commerciali ed ampi parcheggi.